Dividiamo il foglio in quattro parti e tracciamo un cerchio con il raggio di 3 cm. Costruiamo al suo interno l'esagono iscritto. Tracciamo un secondo esagono facendo in maniera che abbia un lato in comune con il precedente. Come hai fatto a fare il quarto? Ho prolungato le linee di qua e così ho già creato i diametri. Sara, tu stai costruendo il quinto? Sì, adesso devo costruire il quinto. Un esperto di apicoltura ci ha detto che le api costruiscono i favi con celle esagonali perché questa forma garantisce il minor ingombro di spazio e di volume e la maggior capacità di immagazzinamento, il minor impegno di energia e materiale costruttivo e infine, aspetto prioritario su tutti gli altri, la maggiore solidità della costruzione, che con pochi grammi di cera garantisce il contenimento di molti chili di miele. Infatti non è un caso che l'industria automobilistica e aeronautica si sono ispirate al cosiddetto nido d'ape, che viene utilizzato come anima delle pareti soggette a maggior carico dinamico e aerodinamico, Formula 1, stazioni orbitanti, shuttle. Anche nella telefonia cellulare, per assegnare le frequenze di trasmissione, il territorio viene suddiviso in celle. Ognuna è servita da una stazione base, che è un trasmettitore e ricevitore. La forma ideale della cella è quella esagonale, perché così esse sono tutte uguali e garantiscono che la stazione base per la trasmissione sia equidistante dalle altre. Ora evidenziamo i moduli che sono alla base del nostro disegno. Uno è senz'altro l'esagono, ma vediamo che possiamo ricavare anche un altro modulo costituito da un rettangolo e le sue diagonali. Quindi tanti esagoni accostati e tanti rettangoli accostati con le loro diagonali vanno a formare la nostra composizione a nido d'ape. Evidenziamo alcune linee che partono dal centro degli esagoni e ne cancelliamo altre. Cominciamo a colorare, scegliamo il verde e lo utilizziamo in tre tonalità diverse. Partendo da figure piane, esagoni o rettangoli, siamo riusciti ad ottenere un effetto tridimensionale. Adesso guardate l'immagine con molta attenzione. Non notate qualcosa di strano? Quando l'occhio vede un disegno, il cervello, in base allo stimolo ricevuto,
va a cercare nella memoria l'immagine di quegli oggetti già visti in passato che più gli somigliano e più gli corrispondono. Il cervello passa rapidamente in rassegna tutte le informazioni immagazzinate nella memoria. Dall'archivio della memoria esce prima una soluzione, potrebbe essere una coppa, ma subito dopo ne esce un'altra, potrebbero essere due profili umani posti di fronte. Le due soluzioni sono entrambe valide e il cervello non sa decidere. Guardiamo di nuovo i nostri cubi. Anche di fronte a questa immagine il nostro cervello non sa decidere. A volte sembrano avanzare verso di noi e a volte sembrano arretrare. Da tale indecisione si verifica questo tipo di illusione ottica. In una rivista di arredamento abbiamo trovato il nostro disegno realizzato su un pavimento. Possiamo immaginare che non sia molto piacevole camminarci sopra. Sulla poltrona è appoggiata una coperta a scacchiera che ha gli stessi colori del pavimento. È una realizzazione molto raffinata che ripropone un modulo quadrato bidimensionale e un modulo cubico ad effetto tridimensionale. Questo è il nostro disegno realizzato al computer.